Benvenuti su Discovery Cannara, la nuova saga che... Ma non era saga? Vabbè, andiamo avanti. Degli episodi che ci parleranno di curiosità, aneddoti e misteri sulla nostra grandissima, gloriosa, maestosa... Ala. Cannara. Sigla! No, devo dire io. Ah, scusa. Sigla! Dunque, il vero motivo di questo primo episodio è che Cannara è famosa... Uolilili! Ma sapevi che abbiamo superato 4.000 abitanti? Ma sì, da mo' francese abbiamo superati! Dunque, Cannara, dicevo, è famosa in tutto il mondo. Oh! Ma sapevi che sono più femmini che maschi? Vabbè, Franci, questo che ci frega? Ma non ci importa niente adesso, comunque. Dicevo, è famosa in tutto il mondo per la sua buonissima, dolcissima cipolla. Allora noi ci siamo chiesti, perché? 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 Dunque, proprio per questo abbiamo mandato... Uoli, questo è importante. Mi sa che Claudio Baglioni c'ha origini cannaresi. Perché di qui c'è sta scritto nel 1424 il conte Baglioni. Ma è conte Baglioni, magari era il bisnonno, trisnonno, sì, del nonno di Claudio. Vabbè, andiamo a dare una risposta a questa nostra domanda. Lo faremo in compagnia della nostra mascotte Cipollina, che verrà accompagnata da Francesca. Quindi in bocca al lupo e andate. Arrivederci. A presto. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno! Aspetta, Francesca, prima devi passare il test del... Chi fila siete? Tu come ti chiami? Francesca, io sono la nipote di Don Chicco. Ma la figlia di cosa? Di Giovanni! Di Giovanni? Che te sei fatta? E tu che figlia, chi sei? Ah, mi pare... Questa qui, guarda, è una parente mia, eh? La nonna del prete... E beh, dell'Annella, del prete della Patronisa. Beh, la nonna del prete, è la madre di Giovanna, no? Sì. Giovanna, sì. Era Zampa Concetta. Bene, Francesca, adesso che ci hai fornito le tue generalità, puoi andare. Vorremmo farle delle domande sulla festa della cipolla. Lei ha ricordi delle prime edizioni? Perché io sono una bottegante, mi chiamo la Sartina e sono tutte le... nell'intendo delle mutande che vendi. Ah, abbiamo un'intenditrice di mutande. E che cosa ci può dire al riguardo? Da uomo mi piacciono di più, perché mi piacciono i ragazzi. Delle femmine meno, perché vanno tutte quasi senza. Vanno senza mutande. Francesca, Cannara? Vuoi? No, ti voglio dire, controlla un po' un attimo se ci vuoi lasciare le mutande. Buongiorno, un'altra cliente che se ne va perché non vuole parlare con noi. Non è vero, noi vogliamo solo sapere come lei, come si prepara per la festa della cipolla? Veramente sto talmente presa da tutte le cipolle che ho a casa che non so davvero dove mettere le mani. Bene, allora troppe cipolle, la signora, fanno male. Fanno male. Siamo qui con il nostro caro Luigi e vorremmo chiederle, ma lei sa qualcosa sulla festa della cipolla Winter? Dunque, io non so niente, non so, non ho studiato lingue. Ah. E Winter, che ha detto, che cosa vuol dire? Winter è inverno, quindi la festa della cipolla è invernale. Ah, va bene. Lesson number one, the book is on the table. Signor Luigi, lei lo sa perché siamo famosi proprio per la cipolla? Dunque, io di origine non so cannarese. Non me ne intendo, non lo so, sarà il terreno adatto per le cipolle. Io vengo da Castelnuovo d'Assisi, c'era la saggina per fare le scope. Perché ha un terreno fertile in grado di garantire la crescita del seme della cipolla. Il nostro caro Andrea è preparatissimo, ma tu sei un cannarese doc? Sì, beh, nato no, ma sono cannarese doc. E sei fiero di essere cannarese? Abbastanza. Cosa ci può dire sull'origine di Cannara e soprattutto della festa della cipolla? Cannara innanzitutto era una palude, in effetti il nome Cannara è poi derivato da canneto e quindi le varie trasformazioni. Quindi il terreno
molto argilloso che ha permesso la coltivazione della cipolla. Bravo Sergio, diciamolo, il terreno cannarese è ancora molto ricco di acqua, perfetto per coltivare le nostre cipolle. Dici che ha riconosciuto il suo compagno di banco. Salve, salve, buongiorno. Noi facciamo un giretto per Cannara questa mattina perché vorremmo sapere dalle persone di Cannara quanto ne sanno della festa della cipolla e soprattutto delle origini della cipolla. Quante ne sa lei della festa della cipolla? Quando sa? Da quando la prima volta l'hanno fatta? È vero, no? Si ricorda tutto? Boh, sarà gli anni 80. Poi sono 39 anni, no? Ci hanno messo? Sì. Avevano fatto uno stand dove tenevano le cipolle, no? Uno piccolo stand. Ma lei ce l'ha qualche quadro con la cipolla? Mannaggia, questo ci manca. Si presenta. È Cecchettinello. Cecchettinello, abbiamo un cannarese doc? Sì. Nato a Cannara. Perfetto. Ma lei sa qualcosa della festa della cipolla? Io l'ho iniziata il primo anno. Abbiamo un fondatore della festa della cipolla. Ci parli un po' di come è iniziata? È iniziata prima lungo le vie. Si faceva così dai rioni. Ogni rione c'aveva le famiglie e lungo la strada si facevano le pizze e la cipolla. Piccolo era. Certo, lo scopo era sempre quello di mangiare, vero? A quello senz'altro. Bene, i cannaresi partecipavano? Dall'inizio hanno sempre partecipato. Ma lei sa che a dicembre ci sarà un'altra festa della cipolla, edizione winter? Sì, quella sì, già sono 2-3 anni che la fanno. Esatto, il nostro cannarese doc è preparatissimo. Invitiamo i nostri utenti, i nostri amici a partecipare alla festa della cipolla, prego. Venite tutti a Cannara che starete molto bene e mangiare la cipolla fa bene. Perfetto, da Cannara è tutto, Francesca e Nello vi salutano. Ciao ciao. L'abbiamo fatto, bravo, bravo. Tutto a posto, adesso ci stanno due picchette, guardale un po'. Ah sì? Ovviamente ci state voi altri o intervistate solo? No, ci siamo anche noi, certo. Allora... già è partita bene. Ti voglio dire, se io ogni tanto mi piace dire anche dei indovinelli, un po' dei satiri. Certo. Allora, senti questa. Certo. Cosa, perché i cannaresi sono molto, no? Che ci sanno fare, insomma, io, no? Io dico, che cosa fa un cannarese al Polo Nord? Ecco. Che cosa fa? Dobbiamo indovinare noi. Le cipolle. Poi? Va a vendere le cipolle. Però? Però? Sente freddo? Infuocate! Infuocate! Polo Nord, no? Certo. Gli dà fuoco e le vende, no? Ah, certo, certo.